Ciao ragazzi e bentornati, benvenuti dal vostro The Farri. Oggi scopriamo in anteprima, tra virgolette in realtà no, perché oggi è il day one di Songs of Conquest, ovvero un nuovo GDR con visuale dall'alto per l'appunto, quindi una sorta di real time strategy, ecco, uscito in early access veramente da poco, credo oggi oppure ieri se non ricordo male. È un gioco che promette molto molto bene, le recensioni su Steam sono molto positive, per cui sicuramente ci deve essere suo, perché fra l'altro il gioco è anche tradotto in italiano, perlomeno in gran parte. Ecco, vabbè, io vedo qua adesso una scritta in inglese, ma sicuramente è perché non fa parte del gioco in sé, bensì di una news, diciamo, probabilmente di Twitter, non lo so, boh, eccetera eccetera. Fatto sta che lo scopriamo assieme adesso su Twitch. Ovviamente chi vedrà il video su YouTube, ricordatevi che è possibile anche seguire tutte le live e su questi social, quindi Twitch, poi ovviamente le storie su Instagram e gli account social ufficiali. Ecco, detto questo, direi che possiamo scoprire con il gioco. Allora, c'è giocatore singolo, c'è anche multigiocatore, l'editor delle mappe, per cui nonostante sia un early access, quindi ancora in fase di sviluppo e da ampliare, ci sono già tanti contenuti, mi sembra. Comunque adesso facciamo il tutorial, dato che effettivamente potrebbe essere, ok, come non detto, il tutorial semplicemente sono dei pop-up che probabilmente verranno fuori nella schermata del giocatore singolo, penso fosse una campagna a parte. Allora, facciamo giocatore singolo e vediamo un po' che cosa viene fuori. Campagna. E allora, la prima canzone, la seconda canzone, campagne personalizzate create dalla community. Benissimo. Allora, le gesta di Stuttgart. Cecilia Stuttgart, la più giovane baronessa di Stuttgart, deve affrontare i suoi nemici all'interno e all'esterno della sua baronia per rimanere al potere e proteggere il popolo. Stuttgart è forte. Ah no, per proteggere il popolo, punto. Stuttgart è forte. La seconda canzone, dalle ceneri, liberati dalle miniere di schiavi di Baria, Rask delle pianure di Torrente Sud e un manipolo di rana fuggono per farsi strada nelle profondità del Marsh, la patria dei rana. Ma i pericoli nel Marsh sono molti e Rush, presumo, dovrà risvegliare tutta la potenza dei rana per porre fine una volta per tutte alla minaccia rappresentata dagli umani. Risorgiamo dalle ceneri. Allora, io direi di provare la prima, vediamo un po' come va. Io spero che il tutorial comunque sia presente anche durante il gioco e che non sia limitato esclusivamente a quella sezione che abbiamo visto prima, altrimenti potrebbe essere un po' una palla, ecco. Nel 593 dopo D.A., non lo so, vabbè, la giovane Cecilia Stuttgart divenne baronessa dopo la prematura morte di suo padre. Quando sparirono le spedizioni di minerali dalle ricche miniere di Forte Corteccia e le decine di nuovi gruppi di banditi giunsero alle orecchie della nuova baronessa, Cecilia condusse un piccolo esercito per indagare sulla faccenda e riportare legge e ordine nella baronia. Spero vivamente che ci sia il tutorial, ecco, perché altrimenti potremmo fare delle grandi cazzate, tanto per cambiare, ecco. Allora, una nuova baronessa. Vi dico già che questo gioco lo stiamo giocando su computer, ovviamente, e l'ho installato su un hard disk meccanico, quindi non SSD, perché non ho più spazio, purtroppo. Ah, non vi ho detto che la parte distintiva di questo gioco è ovviamente anche la pixel art, quindi la grafica che lo caratterizza. Cecilia Stuttgart, nuova baronessa della baronia di Stuttgart, era diretta alle cave delle colline di Flint. Tutte le spedizioni di pietra da quella regione si sono interrotte e lei era determinata a scoprirne il motivo. Sospettava avesse qualcosa a che fare con dei banditi e dei contadini rivolti e aveva già inviato delle truppe nella regione per ristabilire l'ordine. Allora, il tutorial qua mi sa che... No, c'è, grazie al cielo, c'è. Tutorial movimento. Fai clic sul pulsante destro del mouse per impostare una destinazione per il tuo branditore. Fai di nuovo clic destro sulla stessa destinazione per confermare e muoverti. Giocando nei panni di un branditore puoi anche interagire con i luoghi usando il pulsante destro del mouse. Il clic sinistro è utilizzato per selezionare e ispezionare. Andiamo avanti. L'indicatore di movimento mostra quanti punti di movimento restano al tuo branditore. Si aggiorna ogni turno. Bene. Quando i tuoi branditori non si possono più muovere, puoi terminare il tuo turno se non hai più nulla da costruire o da ricercare. Premi il pulsante termina turno nell'angolo in basso a destra. Ok, allora, vediamo un po'. Ci possiamo spostare anche con la visuale con WASD, il che va bene. Io direi di andare alla pietra militare aureliana. Visita, vai, doppio clic destro. Allora, questa antica pietra militare ti indica la via, più due punti di movimento, durata un turno. Va bene, andiamo qua, direi. Abbiamo altri 5 punti di movimento, mi sa. No, non è vero, ho detto una cazzata. Esperienza... Ah, eccoli qua. Azioni rimaste in questo round. Poche, diciamo. Andiamo avanti. Ah, giusto per arrivare al carro depredato. Raccogli. Anzi, no, fermi tutti. Comandante morto. Ma non ci arriva, però. Vabbè, niente.
Me ne sono accorto tardi. Round 1, finito. Partita salvata. Buono, di già. E adesso? Ah, ok, torna ancora. Tocca ancora a me. Raccogliamo qui, vediamo. Il comandante morto indossa i colori di Stoutart e il simbolo dei riservisti di Corvus. Il metallo rubato è preoccupante, ma una rivolta contro le truppe di Stoutart lo è molto di più. Comandante morto, un antico artefatto viene rinvenuto sul corpo, potrà essere utile in futuro o essere venduto per dell'oro. Pugnale e oro, ok. Il tuo branditore ha ottenuto un nuovo artefatto, puoi rivedere il tuo inventario e l'equipaggiamento nella scheda del branditore a fianco al ritratto del tuo branditore. Un artefatto verrà equipaggiato automaticamente se il tuo branditore presenta uno slot equipaggiamento vuoto del giusto tipo. Ok. Questo qua l'ho... non l'ho visitato prima. La morte viene per tutti, per alcuni prima, per altri dopo. 250 punti esperienza. Quindi c'è tutta... oh, che bello. È tutto interattivo in questa mappa. Bisogna un attimo stare all'occhio, altrimenti ci perdiamo le cose. E infatti qua addirittura ha raccolto il cadavere che c'era appeso in pratica. Allora, punti movimento finiti, ok. Andiamo qui. Ci arriva? Presumo di sì. Allora, 500 di oro, buono. Qua non c'è nulla. Avanti tutta. Ok. Un altro round. Andiamo qua. Oi là, un combattimento mi sa. Alcuni soldati feriti sono usciti dalla foresta e si sono messi sugli attenti. Erano i riservisti di Corvus di Cecilia. E chiaramente erano stati in battaglia da poco. No, allora sono alleati mi sa. Salve baronessa, i riservisti di Corvus attendono il suo ordine. Tenente, avete appena combattuto. Qual è la situazione nelle miniere? I nostri esploratori hanno individuato degli elementi ostili, mia signora. La miniera d'oro è stata conquistata dai ribelli. Abbiamo anche incontrato un esercito inaspettatamente ben armato presso le colline di Flint, a ovest. Abbiamo subito ingenti perdite e ci siamo dovuti ritirare. Quanto ben armati? Non sono contadini armati di forconi e mannaie. Hanno balestre, spade e dei cavalieri senza stendardo cavalcano con loro. Non è una semplice rivolta contadina. Qualcuno mi ritiene debole e cerca di approfittare della morte di mio padre per rubare più di qualche spedizione di metallo. Dobbiamo far rispettare la legge e mostrare tutti i loro sbagli. Radunate le truppe, marceremo sulle colline di Flint. Le truppe vogliono offrire le loro forze. Decidi quale truppe vuoi spostare a tuo branditore. Sposta al massimo, perfetto. Scusate. Allora, fonte di potere. Clic. Ok, più due punti di movimento durata un turno. È possibile che... no, per passare al prossimo livello... ma mi sa che un livello l'ho fatto quindi, perché ero già a zero prima, poi sono 250, altri 250 mi pare, per cui qua... non si fa a capire. Livello 1, no, mi sa che a sto punto è il primo. La prima esperienza che prendo, va bene dai, andiamo di qua. Vai. Vecchio accampamento. Dei soldati sono accampati qui. Il loro accampamento può essere saccheggiato per ottenere dell'oro o per reclutare soldati al loro ritorno. Ah, ma quindi devo scegliere uno o l'altro. Ah, ok. Quindi o l'oro o i soldati, bene. Cascata, fonte di potere, vai. Riposare nei pressi di questa cascata fa recuperare le forze delle truppe. Più 3 punti di movimento. Durata un round. Ecco, qua si combatte veramente, Potevamo anche andare di qua. Che cosa c'è? Non lo so. Vai. Attacchiamolo. No, finito il round. Finito i punti di movimento. Tiè. Vai. Allora, riconquista la miniera d'oro facoltativa. Ah, e questa? No, riconquista le colline di Flint. Questa è la miniera d'oro. Questa qua è la cosa facoltativa. Vai. Tutorial combattimento. Abbassate le armi. Questa miniera appartiene alla baronia. Alla baronia, sì, di Stoutart. Appartiene a me. Non lo faremo. Tu faresti bene a tornarti nel tuo castello e a prepararti per la tempesta imminente. Ciao Brodo, ciao, come stai? L'unica tempesta imminente qui sono io. Preparatevi. Schieramento truppe. Sulla schermata schieramento puoi organizzare le tue truppe prima di entrare in battaglia. Puoi posizionare le truppe solo sulle caselle del colore della tua squadra. Le caselle più in alto, vantaggio di terreno, conferiscono bonus alla potenza di attacco e alla difesa a entrambe le unità corpo a corpo a distanza. Le truppe a distanza possono bersagliare qualsiasi nemico all'interno della loro gittata e all'interno della loro gittata letale infliggeranno il doppio dei danni. Non c'è linea di vista, l'unico limite è la portata effettiva delle loro armi. Tuttavia,
puoi aumentare la loro gittata spostandoti su un terreno più alto. Bene, nell'angolo in alto a destra puoi visualizzare le truppe nemiche, se la tua abilità di esplorare è abbastanza alta. Verranno posizionate sulle caselle colorate sul lato destro del campo di battaglia. Se ingaggi il nemico e poi ti rendi conto che l'esercito avversario è troppo forte, puoi battere la ritirata senza alcuna penalità. Se hai il nemico a ingaggiarti, non c'è possibilità di battere la ritirata. L'opzione combattimento veloce risolverà automaticamente la battaglia e ti mostrerà l'esito. Alla fine della battaglia potrai visualizzare il risultato, vittoria oppure sconfitta. Verranno mostrate le truppe perse in battaglia da parte di ogni schieramento e si sono affrontati due branditori. C'è possibilità di ottenere del bottino di guerra sotto forma di artefatti. Se vieni sconfitto, perdi tutte le tue truppe, cioè il tuo branditore è morto. Il tuo branditore è morto probabilmente. Un branditore morto può essere rianimato a un costo o gratuitamente dopo un certo numero di round in qualsiasi villaggio o insediamento. Vai! Allora, battaglia manuale, trascina le truppe per riposizionarle, soldati semplici e ranger, quindi qua, allora io direi di, come non detto, potenza di attacchi corpo a corpo 8, se invece li metto qua, sono solo questi qua gli slot, ho capito, allora questi qua dalla distanza direi, tipo qua, ok, e i soldati semplici li mettiamo qui, benissimo, battaglia manuale, vai. E teoricamente penso di aver fatto tutto discretamente per il momento. Difficile sbagliare nel tutorial, si spera, Allora, base del combattimento. In battaglia il tuo scopo è di uccidere tutte le unità nemiche. Il tuo branditore, o il branditore nemico, non è presente sul campo di battaglia, ma può lanciare incantesimi da dietro le linee. L'ordine di battaglia segue la coda di battaglia che si basa sull'iniziativa di ogni truppa. Puoi controllare una truppa solo durante il suo turno di battaglia. Usa il clic destro per muovere e bersagliare le truppe nemiche. Sposta il cursore del mouse su una truppa nemica per ottenere un'anteprima di attacco. Usando clic sinistro su qualsiasi truppa otterrai informazioni complete su quella truppa. All'inizio del turno di una truppa il branditore otterrà essenza per i tuoi incantesimi. Il tuo branditore genera essenza anche dagli artefatti, dalle specializzazioni, dalle abilità, dalle costruzioni o dalle ricerche all'inizio di ogni round di battaglia. Il pulsante incantesimi ti indica gli incantesimi disponibili che puoi lanciare. La barra di azione rapida popolerà automaticamente di default gli incantesimi potenti a tua disposizione da usare più facilmente in battaglia. Gli ostacoli come pali, barili e altri oggetti possono essere eliminati danneggiandoli. Il vantaggio di terreno conferisce bonus potenza di attacco e difesa a entrambe le unità corpo a corpo a distanza. Le truppe a distanza possono bersagliare qualsiasi nemico all'interno della loro gittata. Tuttavia, all'interno della loro gittata letale, infliggeranno il doppio dei danni. Non c'è linea di vista, l'unico limite è la portata effettiva delle loro armi. Tuttavia, puoi aumentare la loro gittata spostandoti su un terreno più alto. La maggior parte delle truppe beneficiano di attacchi di opportunità. Se sposti una truppa nella zona corpo a corpo di una truppa nemica, anche nota come zona di controllo, e poi cerchi di spostarti, attraversare o abbandonare quell'area, la truppa nemica eseguirà un attacco gratuito, giustamente, come nei classici di questo genere. La maggior parte delle truppe possiedono anche delle abilità. Durante un turno esse possono muoversi e attaccare oppure muoversi e usare un'abilità. Ricorda che, nella maggior parte dei casi, utilizzare un'abilità farà terminare il turno di quella truppa. Allora, vediamo un po'. Questo qua possiamo portarlo qua. Questo attacca fino lì, purtroppo. Comunque tocca a lui, giustamente. Eccoli qua i turni. Eccoli qua, ok. Allora, io direi, dato che sono tutti dalla distanza, di portarci vicino. Aio. Porca miseria, ma me l'hanno già uccisa. Me ne è morta una, mi sa. Da 10 sono rimasti in 9. Il tuo branditore ha ottenuto più essenza e ora ha a disposizione più incantesimi di lanciare. Se il tuo branditore ha abbastanza essenza, puoi lanciare incantesimi multipli a ogni turno di battaglia delle tue truppe. A ogni turno di battaglia, la tua truppa attuale dona essenza al tuo branditore per lanciare incantesimi. Le fonti di essenza, come gli artefatti e le abilità, aggiungeranno essenza all'inizio di un nuovo round di battaglia. Mi sa che ho fatto ok, ma in realtà fuori gittata, porca miseria. Se la rompo questo qua cosa succede secondo voi? Questo è il movimento, vai. Meno 50% di danni da distanza. Porca Eva, va bene dai. Fuori gittata. Niente, attacchiamo questo allora. Nuovo round. Allora, le abilità dove sono? Protezione, lo scudo dell'essenza ti proteggerà. Grado, velocizza i loro corpi e le loro menti. Ma quasi quasi top. Bene. Benissimo direi. La tua truppa è entrata nella zona di controllo di una truppa nemica. Se esci o attraversi quest'area, la truppa nemica ottiene un attacco di opportunità, un attacco corpo a corpo gratuito.
Ottimo, più o meno. Forgittata. Allora, vediamo un po'. Ma le abilità dei miei cosi dove sono, per curiosità? Che non si capisce. Posso anche attaccare le piante? Va bene. Allora, la truppa alleata colpita riceve più 5 di iniziativa più 1 di movimento. Oppure niente. Va bene. Attaccami questo, dai. Top. Nuovo round. Protezione. La truppa alleata colpita riceve più 10 di difesa. Proviamo. Top. E dopo, bam. Si è difeso un pochino. Però ha preso un sacco di mazzate, porca miseria. Allora, tu mi attacchi questo. Beh, sai cosa? Puoi andare qua, in realtà. E dopo me lo uccidi. Ottimo. Nuovo round. Andiamo sempre di protezione. Che è? E dopo, tac. Molto carino lo stile grafico, Bene. Beh, d'altronde era la battaglia del tutorial. Mi aspettavo fosse facile, insomma. E nonostante ciò, comunque ho perso qualcuno, mi sa, Purtroppo. Tipo un'unità, forse anche due, dei soldati semplici. Truppe perse 3, porca miseria. Visto che sono dei punti esperienza? Non lo so. Truppe perse, vabbè, ok. Allora, far salire di livello il branditore. Le abilità e i poteri sono molto importanti per far salire di livello il tuo branditore. Puoi scegliere se potenziare un'abilità che il tuo branditore già conosce, imparare una nuova abilità, oppure aumentare l'abilità del branditore a comandare le sue truppe sbloccando più slot del suo esercito. Le nuove abilità offerte vengono determinate dalla classe del tuo branditore. I branditori che lanciano incantesimi riceveranno più spesso proposte di abilità legate all'essenza rispetto ai branditori orientati verso il combattimento. Alcune abilità non sono disponibili finché non viene raggiunto un determinato livello. A livello 8 il tuo branditore potrà scegliere il suo primo potere. Da quel momento in poi il branditore potrà scegliere un nuovo potere ogni 8 livelli, 16, 24 e così via. I poteri sono superiori alle abilità e aggiungono un vantaggio notevole sia in battaglia sia nella costruzione del tuo reame. Puoi chiudere il menu per salire di livello se hai bisogno di rivedere alcuni passaggi o se non ti senti ancora di scegliere un'abilità o un potere. Puoi sempre effettuare altre scelte facendo clic sul circolo di livello sul ritratto del tuo branditore in alto a sinistra. Ho capito. Allora, nuovo livello, vediamo un po'. Proteggi, le tue truppe ottengono più 20% di resistenza agli attacchi corpo a corpo, attuale 10%. Posizionamento, le tue truppe ottengono 10% di resistenza agli attacchi a distanza. Comando, sblocca l'abilità di portare 4 truppe con te nel tuo esercito. Allora, non è facile scegliere. Non è facile, io direi di fare proteggi. Proteggi anche perché di truppe al momento ne abbiamo 2 su 3. Uno spazio in più non è che ci serve più di tanto. Semmai è utile salvaguardare quelle che abbiamo, ecco. Riconquista la miniera d'oro facoltativo. Ok, l'ho fatto. Ricevi 500 di oro a ogni round. Porcaccia zozza. È un super bonus, Beh, buono, dai. Allora, perfetto. Andiamo, andiamo avanti, direi. Vai. Ok. Pietra militare, in pratica questo qua è un bonus che ci viene sempre dato, va bene dai. Qua niente, questo, santuario dell'ordine. Cecilia non era un comandante qualsiasi, lei era un branditore e poteva fare affidamento sull'essenza delle sue truppe per lanciare potenti incantesimi. Quando sfiorò l'antico santuario dell'ordine, sentì l'essenza pervaderla. Quel potere le sarebbe servito per la... Non ho fatto tempo a leggere, mi ha skippato. Ok, più 20 di difesa, meno 10 di potenza d'attacco. Porca miseria. Vabbè. Fonte di ricchezza. Turno finito. Vecchio accampamento, 12 miliziani oppure 800 di oro? Bella domanda. E vediamo un attimo. Essenze, ordine. La truppa può effettuare un attacco a distanza, poi deve ricaricare per un turno. 800 di oro, 12 miliziani. 12 miliziani, tiè, ok. Massimo 50, Vecchio accampamento, 12 miliziani ancora. 24. Adesso ho capito che dovevo scegliere uno o l'altro. Pensavo che fossero tipo tutte. 6 soldati semplici, che però... No, mi stanno, ce l'ho lo spazio, ok. Questo niente. E questo qua mi sa che è una cosa secondaria. Porta armature, vediamo. Gambesone d'arciere. Quindi...
fermi tutti. Allora, sulla scheda del branditore. Scheda del branditore. La scheda del branditore ti fornisce una panoramica del tuo branditore, qui puoi controllare le tue abilità, i poteri, l'inventario, l'equipaggiamento e i modificatori. Abilità sono abilità che ottieni salendo di livello. Scusate, devo bere perché altrimenti qua non ce la faccio. Conferiscono potenti miglioramenti ai tuoi branditori, tra cui per esempio ottenere oro a ogni turno, oppure una potenza d'attacco migliorata o più essenza. Poteri. Un branditore li ottiene quando raggiunge il livello 8 e ogni 8 livelli successivi. Il branditore otterrà un nuovo potere o l'opzione di potenziare un potere attuale. I poteri sono simili alle abilità ma molto più potenti. Un branditore può avere solo due poteri diversi a livello massimo, cioè due. Artefatti. Si tratta di oggetti equipaggiabili che puoi trovare sulla mappa avventura. Puoi ottenerli anche come bottino di guerra dopo una battaglia contro un potente branditore nemico. Mi sa che a sto punto che prima l'ho trovato ma non ho mica equipaggiato. Prendi e trascina gli artefatti del tuo inventario nello slot equipaggiamento appropriato per ottenere i bonus magici o speciali. Fai clic destro su un artefatto nell'inventario per equipaggiarlo automaticamente e sostituire qualsiasi oggetto già presente in quello slot. Caratteristiche del branditore. Mentre conduce le sue truppe in battaglia, il branditore passerà le sue statistiche di potenza di attacco e difesa direttamente alle sue truppe. La potenza d'attacco è divisa in potenza attacco corpo a corpo e potenza attacco a distanza per una truppa specifica. Il movimento e il raggio visuale vengono utilizzati dal branditore sulla mappa avventure e non aiuteranno direttamente le truppe in battaglia. Il movimento indica la distanza che può percorrere il branditore e ciò che può fare in un singolo turno sulla mappa avventura. Il raggio visuale è un valore che indica questa quanta porzione di mappa avventura è visibile al branditore. Ok. Il branditore può raccogliere molti modificatori e bonus da abilità, artefatti o da luoghi speciali sulla mappa avventura. Alcuni modificatori influenzano solo il branditore sulla mappa avventura. Alcuni sono temporanei e durano solo alcuni round, ma molti aiutano le tue truppe in battaglia. Il menu modificatori fornisce un riassunto di tutti i modificatori in tre schede diverse. Modificatori truppa, modificatori temporanei e modificatori equipaggiamento. Modificatori equipaggiamento è un riassunto di tutti i modificatori collegati ai tuoi artefatti attualmente equipaggiati. Modificatori temporanei mostra un riassunto di tutti i modificatori temporanei attualmente attivi, che in genere provengono da un luogo della mappa che ha conferito al tuo branditore un bonus temporaneo, tipo quelli di prima, delle cascate, eccetera, eccetera. Modificatori truppa mostra un riassunto di tutti i modificatori e le caratteristiche del tuo branditore che passeranno direttamente alle tue truppe. Ho capito. Porca miseria, allora, comando e proteggi, ok, però qua nell'inventario non ho nulla, perché le cose che ho preso prima me le ho equipaggiate in automatico. Infatti avevo scelto il pugnale io come prima cosa. E poi il gambersone d'arciere che ho trovato in giro. Allora, qua lasciamo stare, andiamo un attimo qua. Finito il turno. Ok. Che poi io onestamente mi chiedo, ma i turni cosa servono se in realtà posso muovermi liberamente nella mappa? Centinaia di anni fa l'impero Aureliano si era esteso nel mondo intero. Le statue dell'imperatrice sono ancora visibili in tutta Arlion e molte persone parlano tuttora con riverenza dei giorni d'oro di Aurelia. Probabilmente servono per effettivamente tutti i potenziamenti, tipo 500 di oro in più per turno, eccetera eccetera eccetera. Va bene. Allora, qua siamo a posto. Avanti. Ah, ma c'è anche il pulsante E come shortcut. Per fortuna, perché era un po' una palla. Vai. Dalle barricate e un piccolo gruppo di contadini armati blocca la via verso ovest. Sarà meglio se te ne vai, giovane Stoutheart. Le colline di Flint ora sono terre libere. Libere, libere di essere attaccate da banditi e baronie rivali, forse. Chi proteggerà il popolo? Vai? Ah no, voi c'era scritto. Perché no? Come puoi vedere siamo ben armati. Lo vedo, ma vi invito a ragionare attentamente sulle vostre prossime azioni. Abbassate le armi, rispondete alle mie domande e io mostrerò clemenza. Oppure rivoltatevi illegalmente contro di me e la mia spada vi porterà giustizia. Quindi, chi vi ha dato quelle armi? Una persona dalle nobili intenzioni. Ho visto la clemenza degli Stoutheart quando Lord Ammund è stato decapitato da tuo padre. Ora voltati e vattene. Non mi fa piacere abbassare la mia spada sui miei sudditi, ma le azioni illegali non verranno tollerate. Stoutheart è forte. E qua li meniamo. Allora, soldati semplici, ranger e miliziani. Miliziani, potenza di attacchi corpo a corpo 1, a distanza 5, buono. Qua corpo a corpo 10 e qua invece corpo a corpo 2, distanza 11, molto buono direi. Allora, questi qua io quasi quasi li metterei qua, va bene? E a posto. Battaglia manuale, vai. Vediamo un po' che succede.
Ok. Allora. Velocizza. Più uno di movimento truppe, che purtroppo è poco, eh. Vai qua, dai. Ok. Attaccabile, eh. Così, giusto per... ah, per raccogliere essenza, va bene, ok. Fuori gittata. Ma se io faccio tipo protezione, facciamo protezione che meglio. Bene. Avanti. Tu, fuori gittata, è questo. Vai. Ottimo. Cazzarola. Qua la protezione per fortuna è entrata in gioco, eh. Beh, perché questo qua non ha attaccato, che non ho capito? Qua non ci va, ma noi facciamo così. E adesso ci dovrebbe arrivare, ottimo. Bene, più o meno. 4, 10. Ah, ne uccidiamo da 4 a 10, ho capito. Qua da 3 a 7 invece. 19, 56. 28, 84. Bene. Ok. Nuovo round. Protezione. Giusto per. Ottimo. Sta ricaricando. Ah, cavolo. Vediamo, magari qua è coperto, chi lo sa. Vai, abbiamo vinto. Molto molto bello, molto molto bello. La gestione del combattimento. Ottimo. Mi ricorda molto Disciples Liberation, che purtroppo non ho finito come avrei voluto. Vabbè, tanto per cambiare. Ho perso un miliziano. Male. Ok, carro depredato, fonte di ricchezza. Vai. Non hai più punti in movimento, 600 di oro, ottimo. Avanti. Uilala, cavaliere senza stendardo. Livello di minaccia contro Cecilia, ignoto. Qui ho un brutto presentimento. Però Cecilia non deve morire. Ma sapete che... perché non me lo muove qua? Ah, mi sa che è bloccato. Eh beh, certo, sono palizzate. Niente, devo combattere per forza questo io. Ma ho un brutto presentimento, eh. Mentre le truppe di Cecilia si avvicinavano alle colline di Flint, un gruppo di soldati ben armati, che non indossavano i colori della baronia, le andarono incontro per accoglierle. Cavalieri, arcieri, non siete un semplice gruppo di banditi. Ho sempre desiderato uccidere un branditore. Non sarai il primo cavaliere a rivista che sconfiggo. Allora, vediamo un po'. Questo, questo e questo. Ok. Vai. Vediamo come va. Combatti. Oh yeah, lui si muove per primo. Il che sicuramente non è una buona cosa. Alzare gli scudi. Ok. Tu per un qualche motivo non puoi attaccare. Com'è possibile? Aio. Protezione. Nuovo round. Aio. Eh beh, figuratevi cosa fa questo qua. Ciao Shinaras. Tutto bene, tutto bene. Te invece? Figuriamoci cosa... non è ancora morto? Ah, sta ricaricando questo. Porcaccia zozza. Beh, ma io posso portarlo qua volendo. No, perché era... porca vacca. Era meglio lasciarlo fermo a sto punto. Morirà? Per fortuna, perché era un problema non indifferente. Allora, qua... cos'è questo? Calma. La truppa nemica colpita riceve meno 25% di danno. Come la truppa nemica colpita riceve meno 25% di danno? Ah! Danno verso di me? È uno strategico a turni appena uscito. Uscito ieri ed è molto molto bello.
molto bello secondo me. No, anche secondo tanti altri in realtà. Ne parlano bene, ne parlano molto bene. E infatti promette davvero bene. Sì, mi sono un po' ripetuto, dai, però il concetto è chiaro. Andiamo di qua. Che poi in realtà... vediamo. Vai. E vai. Fra l'altro la pixel art è bellissima. È quello che lo contraddistingue anche dal resto comunque. Perché di strategici così ce ne sono svariati, ecco. Però la grafica così è molto molto carina, davvero. Allora, qua ho perso un sacco di truppe purtroppo. D'altronde il cavaliere era cattivo. Era parecchio cattivo, direi. Come stai? In realtà la domanda sarebbe più giusta al contrario. Come sto io, dato che non ci sono quasi mai ultimamente? Ok, effettivamente. Effettivamente, è vero. Un gruppo di contadini condotti da un anziano del villaggio si avvicinarono a Cecilia nei pressi delle colline di Flint. Ho sconfitto i ribelli e riportato la protezione degli Stoutart alle colline di Flint. Tale era il mio dovere. Adesso chi tra di voi vuole dirmi cos'è accaduto? Quei cavalieri e i loro soldati sono apparsi di recente e hanno armato tutti i malviventi del posto. Hanno preso possesso delle nostre cave e miniere e hanno iniziato a inviare le spedizioni verso sud, a Forte Corteccia, dove vengono presi in consegna dal loro benefattore. E nessuno di voi si è ribellato a loro? Nessuno ha inviato un messaggio al custode locale o a Springhold? No, mia signora, temevamo per le nostre vite. Abbiamo inviato un messaggero alla radura della speranza per avvertirli e chiedere aiuto, ma il messaggero non ha più fatto ritorno. La prossima volta che vi offrono l'indipendenza, ricordate questo momento. Io proteggerò sempre la baronia, sia dalle minacce al suo interno che da quelle esterne. Unitevi alle mie forze e insieme ripristineremo l'ordine in questo territorio. Seguiremo la richiesta di Stoutart, proprio come abbiamo fatto per suo padre prima di lei. Ci sono diverse persone reclutabili in questa capanna di contadini. Ok. Il fabbro ti dona generosamente il suo lavoro e il metto d'arciere. Buono. Eccolo qua. Più 4 di difesa. Ottimo. Allora, questa ispezione. Costruzione riscattata. Già visitato. Deposito di pietra, fonte di ricchezza. Più 2 di pietra ogni round. Ok. Bene. Recluta truppe. Potenzia truppe. 6150 di oro. Cazzo. Vabbè. Certo che sono tantissime. Deposito di ricchezza. Qua ho preso tutto quello che c'era da prendere. Sì, andiamo di qua. Non hai più punti movimento. Proprio lì, lì vicino. Ok. Più 2 di pietra ogni round. Masso di pietra. Altre cose da prendere. Qua, direi. Più 5 punti in movimento, durata 2 turni. Vabbè, è un bonus temporaneo, ecco. Qua ho pigliato tutto. Questa latitanza, sostanzialmente sto facendo tanti lavori a casa. Quindi lavoretti in casa, lavoretti in garage, lavoretti di qua, lavoretti di là. E quindi sostanzialmente il tempo che mi rimane è veramente, veramente poco. Però c'è anche da dire che effettivamente potevo impegnare un po' più tempo, ecco, nel canale. Quello sì. Quello sì, infatti adesso dovrei teoricamente riprendere un po' più a ritmo normale, ecco. E poi il cambio di lavoro anche. Lavoro non tanto come azienda, ma come mansione all'interno dell'azienda, che mi ha portato via un'ora e mezza al giorno che prima usavo per fare queste cose, ecco. Un'ora e mezza al giorno non è poco, affidatevi. So che sembra poco, ma vuol dire tanto un'ora e mezza in meno. Una piccola banda di esploratori di Sicilia restò in attesa ai margini della strada. Lady Stoutart, caporale Greenwood al rapporto, ci manda il suo custode, Viglia di Scoglio Spina, come ordinato. Le sue truppe sono nascoste ai margini della foresta. Caporale, questo non è il margine della foresta. Quelle truppe sono accampate all'interno dei confini di Salvaterra. Così facendo avete disturbato i fei. I fei, mia signora? Sicuramente i fei non sono che un mito, superstizioni popolari, niente più. Vuole per caso insinuare che i miei antenati hanno firmato un accordo con delle creature mitologiche? La legge delle foglie è ancora in vigore e noi dobbiamo fare dei sacrifici o spezzare la pace. Decida cosa dobbiamo fare. No, cosa dobbiamo lasciare alla foresta per ripagare il suo errore. Attendo il suo giudizio, la mia vita è nelle sue mani. La sua morte non servirebbe a nessuno. Se ricordo bene la storia, dovrebbe esserci un albero delle offerte a sud-ovest da qui. Andiamo, caporale, mi servono tutti i soldati disponibili, anche quelli che hanno commesso errori. Siamo i vostri umili servi, Lady Stoutart. Allora, sposta Massimo. Ok, fatto.
Lascia un'offerta all'albero delle offerte, facoltativo. L'albero delle offerte, eccolo qua. Qua è il nostro obiettivo. Ok, questo qua presumo sia. Interessante come cosa. Già visitato. E vabbè, andiamo di qua, tiè. 12 di milizia. Cos'è che mi dice? Nessuno slot. Vabbè, allora prendiamo oro. Tiè. Poi andiamo qui. Qua non c'è più posto. Non hai più punti in movimento. Prendiamo questo. Ranger. Questi qua mi stanno. Ottimo. Cos'è questo? Funghi giganti. Allora, non è l'albero delle offerte questo. Più uno di danno, più uno di movimento truppe. Meno 25 di difesa. Cazzo. Spiriti fei, eccoli qua. Quelli che, secondo quel soldato, non esistono. Vabbè. Ok. Forziere del tesoro. Quanta roba c'è da esplorare? Parecchia, mi pare. Buono. Scudo, cosa? Ah, scudo tondo, più 5 di difesa. Ottimo, ottimo. Ottimo. Finché si lavora va sempre bene. Sì, è vero, per carità, non è che sia tempo speso a dormire, ecco. Però vuol dire tanto, eh. Vuol dire tanto, cioè, per dirti, capito, se prima avevo, che ne so, 4 ore per fare le live al giorno, cifra così a caso, togliendo un'ora e mezza diventano 2 ore e mezza. Aggiungici il fatto che ogni tanto appunto devo fare delle cose in casa e quelle giornate mi vanno via. Comunque sì, no, diciamo che mi devo impegnare di più, ecco. Mi devo impegnare di più. Facile, vai. Devo riprendere a fare le cose come si deve. Gli spiriti fei, creature alate della foresta di Salvatara, con ali simili a pipistrelli e lunghe zanne artigli, emersero dalla foresta circostante e si pararono davanti all'albero delle offerte. Indossavano strane maschere e lanciarono stridule e urla contro Cecilia e le sue truppe. Vabbè, quello siamo. Andatevene, c'era scritto comunque. Desideremmo lasciare un'offerta per porre rimedio al nostro involontario sconfinamento, così come dettato dall'antico accordo che ci lega. Fatevi da parte, piccoli spiriti. Voglio solo adempiere il mio dovere. Niente umani, né ora né mai. Spiriti, non fatemi perdere tempo. Non fatemi perdere tempo, dai. Io sono Stoutart e come d'accordo cerco di porre rimedio. Se continuerete a impedirmi il passaggio verso l'albero delle offerte, dovrò estrarre la mia spada e farmi strada con la forza. Tu sei miseria, sei miseria. E così sia. Allora, vediamo un po'. Questi qua, direi che va bene. Per passare al prossimo livello, pochissimo mi manca. Ciao Mela, ciao, come stai? Allora, buon pomeriggio anche a te. Vediamo un po' come siamo messi qua. Un po' di spiritelli che iniziano per primi, maledetti. Si vede che hanno molta velocità o destrezza, non so come la chiamino qua, onestamente. Fatto sta che qua avrebbe fatto comodo sicuramente uno slot unità in più. Vabbè, vai lì e mena tutti, to. Perfetto, più o meno. Fuori gittata. Sti cazzi. Però devo ancora capire l'effetto distanza, diciamo. Meno 50% di danni da distanza, che palle. To, a sto punto. 39, 77, 44, 88, vai. Ottimo. Ottimo, direi. Bam. Nuovo round, porcaccia. Ecco, qua potevo fare protezione, comunque va bene. Beh, molto molto deboli come nemici, eh. Molto deboli. Meglio così. Vediamo se ci danno punti esperienza per salire di livello. Presumo di sì, insomma. Truppe perse, conferma. Hai raggiunto il livello 3. Allora, proteggi. Più 30% di resistenza agli attacchi corpo a corpo. Le tue truppe ottengono più 10 potenza degli attacchi corpo a corpo. Porca miseria. Sblocca l'abilità di portare 4 truppe con te nel tuo esercito. Questo qua è buono. Ok. Sono tutti buoni in realtà, era difficile scegliere. Fonte di potere, vediamo. Più 10 potenza d'attacco, durata una battaglia. Vabbè. Poca roba, insomma. Ma questi stivali? Stivali logori. Che cosa fanno? Più un punto movimento. Ah, più raggio visuale. Buono.
Albero delle offerte. Vai. L'albero delle offerte era l'albero più insolito che Cecilia avesse mai visto. La sua amica, Vilia di Scogliospina, le aveva descritto l'albero, ma non gli aveva reso giustizia. I rami erano lisci e lucidi e sembravano illuminati dall'interno. Le foglie risuonavano come piccole campane mosse dal vento e la cosa più strana era che l'albero emetteva un aroma di sidro, speziato, proprio come quella che la madre dava a Cecilia da piccola. Fei della foresta, per aver sconfinato nel vostro territorio vi offriamo un risarcimento. Per questi spiriti fei uccisi chiedo perdono. Non è stato possibile ragionare con loro. Lasciate che la nostra pace sia eterna. Meno 1000 di oro. E vabbè, d'altronde così è. Quando le offerte furono presentate, la foresta torna a Sicilia e si zittì, nella speranza che sia stato sufficiente. Più 3 potenze di attacco, eccetera eccetera. C'è anche il loot, sì. C'è il loot degli oggetti, ci sono gli artefatti, ci sono anche i bonus temporanei, ecco. Per esempio questo qua che ti dà tutte queste cose qua per una battaglia. No, veramente è molto molto bello, eh. Questo qua è un gioco azzeccato, eh. Questo è un gioco azzeccato che sicuramente fa un po' tanto successo. Veramente. Sono contento. Una piccola chicca questa. Fonte di potere, vai. Più 2 punti di movimento per 2 round. Vabbè, nulla di particolare, insomma. Andiamo qua, dai. E questo invece non l'ho mica preso, mi sa. Mentre Cecilia esaminò lo strano arco, notò che era quasi caldo al tocco e vibrava leggermente. Aveva studiato molte strane rovine dei tempi di Aurelia, ma nessuna mai sembrava così viva. Più 500 punti esperienza, voilà. Buono. Già visitato, ok. Questo qua mi dà punti in movimento. Vero? Eccolo qua. E qua si combatte nuovamente. E fermi tutti, qua c'è un altare di pietra però. Che non ho toccato prima perché sono un pirlone. Durata una battaglia. Ci sono passato vicino qua prima e non me ne sono accorto. Vabbè. Ok, vai. A guardia della strada c'era un grande esercito di mercenari provenienti dagli stati mercantili di Baria. Tornate indietro, la strada è aperta solamente per le spedizioni di metallo provenienti dalle colline di Flint. Vedo che siete stranieri in queste terre, altrimenti sapreste che io sono la legittima baronessa Stoutart. Non ricordo una dichiarazione di guerra dagli stati della città di Baria, pertanto, voi siete ladri e intrusi. Quali altri crimini devono aggiungere alla lista? Non abbiamo commesso alcun crimine, siamo onorevoli mercenari, qui su contratto, che eseguono solamente i propri ordini. Io sputo sul vostro contratto, avete il mio metallo, pertanto siete dei ladri. Voi me lo restituirete e mi direte chi vi ha assunto e così, forse, vi risparmierò la vita. E, in cambio di un riscatto, vi restituirò ai vostri datori di lavoro. Noi non abbiamo paura di combatterti, Stoutart, ma ti avviso, il nostro contratto specifica di non risparmiare nessuno che indossi i colori di Stoutart. Ovviamente, se decidi di voltarti e andartene, dimenticheremo l'accaduto. Mai. Verrete trattati da ladri e invasori e la mia lama porterà giustizia e vi punirà per aver infranto la legge. Allora, sfortunatamente, dovremo combattere. Soldati semplici, questi qua li mettiamo qua. Sì, dai. Anzi no, qua, perché qua c'è un ostacolo che altrimenti dopo bisogna aggirare. Vai. Ok. Cosa ne pensate di questo gioco, eh? Molto molto carino. Già, però ricordatevi che è in early access, quindi significa che deve ancora essere sviluppato, eh. Allora, c'è completato, ecco. C'è già del materiale, però non è completo completo, insomma. Ha una lunga e prospera carriera, secondo me. Possiamo rompere questo? Vai, così sblocchiamo dell'essenza. Aglio. Ah, questo qua è della distanza, bastardo. Fuori gittata. E questi qua sono pericolosi, eh. Velocizza. Attenzione, cavolo. Attenzione, fuori gittata, vai. Ottimo. E qua? 13. Cavolo. Protezione a questo. E poi. Qua ne uccidiamo 4, quindi muoiono tutti. Qua ne uccidiamo da 5-8. Qua da 5-8. Uccidiamo questi lì. Top. Bene. Qua da 3-8 ne uccidiamo. 32-80. Ma non mi dice mica il danno che ricevo io, no? Vabbè. Sta ricaricando. Male.
E vai. E qua facciamo per esempio protezione. To. Bam. Che poi non è servito a nulla. Comunque ok, dato che con un colpo sono morti. Vittoria. Dai che facciamo un altro livello, mi sa. Credo. Ecco, i caricamenti post combattimento sono un po' lentini, però va bene, dai. Conferma. Nuovo livello. Allora, corpo a corpo, più 20 di potenza degli attacchi corpo a corpo rispetto ai 10 attuali. Le tue truppe ottengono più 5 di iniziativa. Che presumo sia l'iniziativa appunto a inizio combattimento. Sblocca l'abilità di portare 4 truppe con te nel tuo esercito. Corpo a corpo, vai. Bah. Fonte di potere. Ah, già, che queste qua si rinnovano sempre. Allora, qua c'è un po' di roba da lottare, direi. 400 di oro, 2 di pietra. Insegna stradale. Ah, 50 punti esperienza, va bene. Cadaveri, strutture. Qua non c'è niente, mi pare. Sapete cosa che non mi piace? Le cose interagibili sono poco evidenziate. Cioè, nel senso, si camuffano moltissimo con l'ambiente. Se uno non sta attento rischia di perderle. Le truppe di Cecilia perquisirono le fumanti rovine della radura della speranza in cerca di sopravvissuti. I popolani si erano chiaramente difesi con le armi, ma avevano pagato care le loro azioni. Dalle macerie era percepibile un mugolio e così venne scoperto un miliziano gravemente ferito. Lady Stoutheart, abbiamo resistito il più possibile, ma poi ci siamo dovuti ritirare, erano troppo forti. Chi vi ha fatto questo? Sono stati i Bariani. Un esercito di mercenari di Baria ha marciato su Forte Corteccia, ma sono stati i cavalieri ad attaccarci, uomini di Arlion, che hanno dato fuoco alle nostre case senza fare prigionieri, né risparmiando nessuno. Abbiamo battuto la ritirata, verso le colline a nord di qui. L'uomo ferito provò a parlare, ma poi cadde a terra ammutolito. I suoi occhi si spensero mentre le sue ultime forze lasciarono il corpo. La sua essenza è nell'aria, ma Stoutheart è ancora forte. Venite, ci sono dei sopravvissuti. Cerchiamo nelle colline prima di procedere a sud verso Forte Corteccia. È arrivato il momento di porre fine a tutto ciò. Già visitato. Allora, andiamo a prendere sta roba qua e dopodiché facciamo il resto. Questo, ok. Quando raggiunsero la cima della collina, trovarono una taverna e al suo interno i sopravvissuti della radura della speranza impauriti, feriti e ricoperti di fuliggine. Tra di loro si alzò un menestrello per accogliere Cecilia. Salve, sogno o son desto? La baronessa di Stoutheart è qui con un simile gesto, no, con un umile gesto. Se ha intenzione di punire i cavalieri funesti, vorremmo darvi una mano e vederne i mortali resti. E con il vostro aiuto Stoutheart diventerà forte. Riporteremo la pace insieme, quindi fate scorte. Allora. Ah, non ti piacciono i combattimenti a turni? No, peccato. A me rilassano moltissimo invece. I giochi a turni mi piacciono davvero davvero tanto. Vabbè, a parte il fatto che io apprezzo tanti generi, ecco, però c'è il gioco giusto per ogni giornata. Quando ad esempio non hai voglia di snervarti, ecco, giochi un po' a questi. Guanti loguri. Non so cosa fanno, vediamo un attimo. Più uno di difesa, vabbè, sputiamoci sopra, dai. Allora, visitato. Taverna, ma non mi dici mica che l'ha visitata, però mi pare. Oh sì. Visita. Ah, ecco. Recluta truppe, nessuno slot, truppa disponibile, menestrelli anche. Vabbè. Sono rilassanti, sì. Non che siano meno difficili, però sono rilassanti, ecco. È vero. Raccogli 200 di oro, pietra, legno. Ok. Ecco, sta cosa qua che le cose sono poco evidenziate non mi piace, però va bene, dai. Poco evidenziate sono le cose, secondo me. Fa niente. Due di movimento. Falegnameria, già visitato. Ma che cazzo dicono? Quando è che l'ho visitata quella roba lì? Scusate un attimo, no? Bah.
forte corteccia, guardando dall'altro lato del lago, Cecilia vide l'insediamento di forte corteccia. Era chiaramente occupato da un altro esercito di mercenari di Baria. Sembravano al comando di un branditore e così preparò i suoi soldati per la battaglia finale. Sconfigge il branditore nemico. Allora, qui non vedo nulla, Qua però c'è qualcosa, è solo che non capisco come arrivarci. Infatti se clicco qua, boh. Ciao Headcat, ciao! Ho visto il messaggio prima. Allora, battaglia manuale. Nimandir Brisi, una truppa di unità musicanti. Qua mi sa che ci faranno un sacco di male, Ma speriamo bene, dai. Che poi ho visto che mi sa che era stato bannato da un ragazzo, perché sostanzialmente qua c'è qualche moderatore, che in realtà sono indicazioni mie, che ho detto solitamente quando vedete persone nuove in chat controllate che non siano altri canali eccetera eccetera che possibilmente spammano, ecco, e quindi per portarsi avanti bannano, dopodiché io controllo, verifico eccetera eccetera, ecco. vabbè, no, perché sai, ci sono tante cose, tante persone che rompono le palle per quello, e quindi ogni tanto per colpa di qualcuno ci rimettono in tanti, ecco, stai tranquillo, chiarito tutto, ti chiedo scusa. vabbè, better safe than sorry, dicono, va bene. Allora, vediamo un po' qua cosa possiamo fare. Ne uccidiamo 7? Sì, meglio, qua ne uccidiamo da 6 a 12. Ottimo. E qua 8. E qua eccolo lì. Da 2 a 6 ne uccidiamo. Pochi sono. Beh, vai. Porcaccia la miseria. Qui cosa hanno fatto? Aglio. Tu scappa che è meglio, va. Qua ne uccidiamo da 5-10, gittata letale più 100% di danni. Ottimo. Qua, io quasi. Ah, ma ecco perché non vedevo l'essenza, che cretino. Perché qua a destra ero abituato a vederla di là io. Vabbè, dai. Che sciocco. Aio. Impeto. E vai. È un indie a turni. Yes. Sì. Sì, in pixel art molto carino. Uscito ieri. Ieri in early access però, Quindi non è un gioco completo. Ha ancora tanta strada da fare. Nonostante ciò, comunque, quello che vedo è ottimo. Dopo la battaglia che l'aveva sconfitto, Nimandir Brisi venne portato dinanzi a Cecilia. Branditore, noi ci appelliamo al tuo onore e chiediamo di poter negoziare una pace. Io sono il capitano Nimandir Brisi del battaglione di Quarzo e uno straniero in queste terre. Io riconosco la vostra vittoria e ritirerò le mie forze. Sei veramente uno straniero, branditore di Baria. O sapresti dei miei colori che io sono Cecilia Stoutart. Erano tue le armi che hanno usato i banditi per creare scompiglio alle mie miniere? Si è trattato di un malinteso, mia signora. Noi eravamo stati indotti a credere da chi ci ha impiegato che questi avessero un diritto legittimo sulle terre. Quando ci siamo resi conto della menzogna, avevamo ormai firmato il contratto. Stando al codice mercenario, non potevamo ritirare i nostri servigi. Rivelami i piani di chi ti ha ingaggiato. Se mi riterrò soddisfatto delle tue risposte, ti risparmierò la vita. Ma ogni uomo di Baria della tua compagnia deve lasciare immediatamente le mie terre. Fu Lady Hammond a ingaggiarci. Il battaglione di Topazio è stato inviato per conquistare Ashbourne. Noi vi siamo grati per la vostra misericordia, Lady Stoutart. Possa questo accordo essere fruttuoso per entrambe le parti. Le tue informazioni sono sufficienti, ti risparmierò la vita mandandoti in prigione presso il castello di Everkeep. Lì potrai contemplare il concetto che l'onore vale più dell'oro. Caporale, questa è la tua occasione per redimerti dall'errore che hai commesso a Salvaterra. Ma sti nomi strambi. A Selva Tenera. Prendi due squadre e trasportate il capitano Nimandir Brisi a Everkeep finché non riceveremo il suo riscatto. Potete contare su di me, Lady Stoutart. Ok. Vittoria. Avendo riportato la legge e l'ordine a forte corteccia, Cecilia radunò le sue truppe ancora una volta per partire all'inseguimento del battaglione di Topazio, nel tentativo di impedirgli di occupare Ashbourne. Per fare ciò avrebbe avuto bisogno dell'aiuto di Vilia di Scogliospina, custode di Stoutart e amica di vecchia data di Cecilia. Ma quindi abbiamo finito
questa parte della campagna, diciamo già. Ah. Eppure c'erano tante altre cose da esplorare, mi pare. Non sono mica convinto di aver fatto tutto quello che c'era da fare, onestamente. La mappa l'ho esplorata abbastanza, ma non interamente. Quindi io mi chiedo, nella prossima mappa i progressi che ho fatto qua vengono portati avanti? Punto di domanda. Quindi l'equipaggiamento che ho trovato, eccetera, eccetera. Perché se così fosse, era meglio esplorare un altro po' a sto punto. Bella domanda. Ma Shinaras, è possibile che tu abbia rinnovato l'abbonamento e non mi è arrivata la notifica per caso? Comunque se così fosse, grazie mille. E se così non fosse, grazie comunque, non ti preoccupare per le altre volte che l'hai fatto. Allora, missione 2. La responsabilità della reggenza. Cazzo, mi è finito sì la missione. Riproduce nuovamente video. Adesso proviamo a iniziare la seconda missione. E vediamo se l'equipaggiamento trovato nella prima mi rimane. Io onestamente spererei di no. In modo da dare una conclusione, diciamo, a tutto ciò che prendiamo in un livello. Perché altrimenti uno si mangia le mani, si mangia le dita. Con la tragedia presso Radurra della Speranza ancora fresco nella sua mente, Cecilia partì rapidamente il seguimento dei mercenari di Baria, assoldati da Lady Hammond. Deve raggiungere Ashburn per difendere i suoi possedimenti, ritenendo che nella regione fossero ancora presenti molte persone leali alla famiglia Hammond. Avrebbe avuto bisogno di più truppe per affrontare i mercenari di Bari, così chiamò in aiuto la sua vecchia amica, Vilia di Scogliospina. Vilia era sempre pronta per uno scontro. Secondo me comunque adesso resettano tutto, eh. Secondo me ogni livello è a sé stante. Vediamo un attimo. Ma sai perché, Shinaras? Perché le notifiche devi fare tipo condividi. Se tu nel messaggio di rinnovo fai anche condividi, allora viene fuori il coso, altrimenti non viene fuori, credo. Ma puoi anche ora farlo, secondo me, eh. Devi fare tipo condividi e puoi anche mettere un messaggio personalizzato quando fai condividi, una cosa del genere. Mentre l'esercito di Cecilia si avvicinava rapidamente, comunque grazie mille davvero per la fiducia, anche se ultimamente forse non è completamente meritata, ecco, però vabbè, non è una roba fatta con cattiveria. A Scogliospina erano udibili i suoni di una battaglia in corso nei boschi vicini a sud, e così Cecilia ordinò alle sue truppe di fermarsi. Quindi se io faccio così, porca miseria, è tutto qua, è tutto qua, le mie truppe anche dal coso precedente. No, non è vero, le truppe le hanno resettate, perché io ho miliziani qua, soldati e soldati. Io invece prima avevo miliziani, anche l'oro ad esempio non c'è più, eh. Solo l'equipaggiamento mi è rimasto dal livello precedente. E il livello ovviamente del personaggio e il suo equipaggiamento. Quindi bisogna stare attenti a non perdere equipaggiamento, perché quello sì ce lo portiamo avanti e ci facilita i livelli successivi. Allora, mentre l'esercito di Cecilia si avvicinò al sito della battaglia, notò che lo scontro era ormai concluso e la vincitrice indossava i colori di Stoutart. Si trattava della custode Vilia di Scogliospina. Vilia era intenta a pulire il sangue della sua ascia quando, vedendo Cecilia, le si avvicinò con passo spedito. Salve Cecilia, ci incontriamo ancora. Stavo giusto strappando delle erbacce. Si erano messi in testa di invadere la strada e prenderne il possesso. Immagino non sapessero che a me piace tenere pulito il mio giardino e le mie strade. Salve Vilia, mia vecchia amica. Mi spiace disturbarti mentre fai giardinaggio, ma se queste erbacce sono di cavalieri senza stendardo, allora penso che dovremmo risolvere il problema alla radice. Lady Hammond ha ingaggiato dei mercenari di Baria e sono diretti a Ashburn. La pena inflitta da tuo padre al vecchio Lord Hammond è stata troppo severa e ora il tuo popolo ne paga le conseguenze. Un tributo inviato in ritardo non giustifica un'esecuzione, e bandire i suoi eredi è una ferita profonda. Se solo potessimo curarla. Quel che è fatto, e mio padre ha agito nei limiti della legge. Ora devo occuparmi di Lady Hammond e dei suoi mercenari di Baria. Sei con me? Sono, come sempre, al tuo servizio. Ma c'è qualcosa che impedisce le spedizioni di metallo celeste e ambra antica delle nostre miniere di raggiungere l'ovest. Pensavo si trattasse di questi banditi, ma loro non sapevano nulla. Devono essere di nuovo i mercenari di Lady Hammond. Sarà meglio occuparci prima di loro. Avremo bisogno di tutte le nostre forze per affrontare le forze di Baria. Non credo siano le forze di Lady Hammond. C'è qualcosa che non quadra, Cecilia. Indipendentemente da ciò che pensi, dobbiamo agire. Raduna le tue forze e incontriamoci a Scogliospina. Molto bene, amica mia. Ti aspetterò a Scogliospina. Allora, fonte di potere, visita. Ok. Ottieni il controllo della miniera di metallo facoltativa. Allora, qui abbiamo miniera di metallo in basso a sinistra.
Miniera d'Ambra e Visit Ashburn. Quindi queste due qua sono facoltative, bene. La nostra priorità, allora, è andare verso le cose facoltative. Grazie, grazie Cineras. Lo so, purtroppo, lo so. Diciamo che... Vabbè, certe cose diciamo che non vengono valorizzate, ecco. Ci sono tante persone che supportano sempre quelli grandi che prendono 7, 8, 9, 10 mila euro al mese, non pensando che forse sarebbe magari il caso di dare di quei 10 mila euro, magari 20 euro di qua, 30 di là, 40 di là, insomma, ecco. In modo da ridistribuire un po' la ricchezza, tra virgolette, se così si può chiamare ricchezza, 30 euro al mese, ecco. E anche per comunque migliorare l'equipaggiamento, stimolare, incentivare anche certe produzioni rispetto che altre, certe cose, certi contenuti rispetto che altri, comprare giochi eccetera eccetera. Però purtroppo sono cose che non vengono comprese la maggior parte delle volte. Va bene, dai, a me fa ridere quando ad esempio, che ne so, Sabaku per esempio, che è bravissimo, ok, scrive sotto nelle informazioni, o anche Yotobi, cioè Mike Shoss, tutti quelli lì, insomma tutti quelli famosissimi, dove scrivono aiuta a sostenere il canale. Adesso io non voglio essere politicamente scorretto, ma sostenere il canale, un canale che prende già 10-12 mila euro al mese, non è che tu con l'abbonamento lo sostieni, semmai lo arricchisci, che è diverso. Se tu mi dici un canale prende 800 euro al mese, lì è sostenere, ok? Ma quello non è sostenere, semmai è arricchire, ecco. Cioè, uno streamer, se anche prendesse solo, tra virgolette, 4.000 euro al mese, cacchio, sono tanti, sono, ecco. Dare un abbonamento in più non è sostenere, è arricchire a certi canali. In altri canali è veramente sostenere. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Tu, Etcat, sappi che in un anno e mezzo non ti sei mai abbonato a questo canale, Giusto per dire che predichi bene ma razzoli male, aperta e chiuso parentesi, insomma, anche perché mi conosci da tanto tanto tempo, comunque lasciamo stare. piccola frecciatina, insomma. Gli insediamenti possono essere di due dimensioni, piccoli e grandi. Puoi produrre risorse e truppe, reclutare nuovi branditori ed effettuare ricerche, insediamenti e villaggi con costruzioni collegate. Ma era una frecciatina onesta, perché sapete che sono sempre trasparente a costo di essere antipatico delle volte. Sei tornato da molto tempo, Genshin? Bene, bene. Il peccato, il problema, tra virgolette, è che io a Genshin ultimamente ci gioco veramente, veramente poco. Mi sto concentrando di più sui altri AAA e su indie. Ecco, Genshin, diciamo che l'ho un po', non dico abbandonato, accantonato, direi. Gli insediamenti possono essere di due dimensioni, piccoli e grandi. Puoi produrre risorse e truppe, reclutare nuovi branditori ed effettuare ricerche in insediamenti e villaggi con costruzioni collegate. Quando incontri degli insediamenti neutrali durante le tue avventure, puoi riscattarli utilizzando un branditore. Usa clic destro sull'insediamento e il tuo branditore potrà riscattarlo aumentando le tue conquiste. Il numero massimo di branditori che puoi avere è determinato da quanti villaggi o insediamenti possiedi e il grado di ogni villaggio e insediamento. I siti di costruzione sono i luoghi in cui puoi realizzare le costruzioni. Le costruzioni possono produrre risorse oppure truppe, sbloccare potenziali ricerche o fornire altri servizi al tuo reame. Per realizzare una costruzione su un sito di costruzione, fai clic sinistro su di esso e scegli cosa costruire. La dimensione del sito di costruzione, piccola, media o grande, e le tue risorse attuali determinano cosa puoi costruire su quel sito. Puoi realizzare delle piccole costruzioni su un grande sito di costruzione, ma non viceversa. Ciao Ed, ciao ciao! Per ogni villaggio e insediamento puoi realizzare una sola costruzione per turno, puoi sbloccarne altre con le ricerche. Le costruzioni piccole impiegano un turno per essere completate, quelle medie 2 turni e quelle grandi 3 turni. Se non vuoi più realizzare la costruzione attuale, puoi annullarla e ottenere un rimborso completo. Puoi potenziare quasi tutte le costruzioni, anche quelle piccole. Fai clic su sinistro, scusate un attimo, ok. E fai clic sinistro sulle costruzioni per scoprire in che modo possono essere potenziate e se sono presenti delle ricerche associate che possono sbloccare più truppe o statistiche di potenziamento. Ogni villaggio e insediamento dispone di una costruzione centrale dove puoi reclutare nuovi branditori, rianimare i branditori sconfitti e potenziare la quantità di siti di costruzione a tua disposizione. Puoi anche gestire le tue difese reclutando nuove truppe e spostando il tuo branditore nel villaggio o nell'insediamento per difenderlo. Ok. Va bene. Poi, facciamo così.
Chi è? Ok. Allora. Scogliospina, fattoria, saccheggia, vai. Ricevi 500 di oro ogni round. Buono. Questo qua me l'ha già visitata. Seleziona. Ah, vendi fattoria. No, 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 no. Ok, va bene. Costruisci. Se faccio clic qua, caserma, costo 2000. Castello. Ai cavalieri serve un vero castello con dei veri servi e del cibo vero. Un luogo dove commerciare e acquistare risorse. Ok. Recluta truppe. No, non li voglio, anche perché non mi stanno. Fonti di ricchezza, più due di legno. Qui cosa abbiamo? Una spada che spero sia meglio del pugnale che ho adesso. Poi. Spada affilata, vediamo. Tac. Pugnale. Beh, ah, ok. Più 5 di potenza d'attacco, più 1. Quindi io faccio così e giustamente va messa qua. Ok, va bene. Corpo a corpo, comando, va bene, posto. Prendiamo questo. 800 di oro, adesso possiamo costruire qualcosa qua, volendo. Vai qui. Costruisci. Mercato, cosa fa? Un luogo dove commerciare e acquistare risorse. Requisiti e capanna di contadini che non ho. Più un cavaliere a round. Ah. Però qua mi serve pietra, che io non ho. Ne ho solo 0. Bene, dai. Allora. AR54, però, complimenti. Ma tu ci stai giocando tantissimo, cavolo. Ma io sono rimasto tipo al 34, 35, adesso non mi ricordo bene. Alcuni miliziani si sono radunati sulla strada verso le miniere. Mia signora, queste miniere sono state prese di mira dalle bestie della foresta. I fei stanno attaccando. I fei? Avete per caso sconfinato su Salvaterra? Oh, peggio ancora, avete abbattuto degli alberi di quella foresta? Ditemi la verità. No, Cecilia Stoutart, noi conosciamo le antiche storie e non oseremo mai sconfinare. Ma alcuni giorni fa degli spiriti fei sono usciti dalla foresta di Salvatenera e hanno iniziato ad attaccare chiunque vedessero. Noi siamo scappati ed è così che siamo giunti fin qui. Alcuni giorni fa, allora è venuto prima che la milizia sconfilasse nel loro territorio nei pressi delle colline di Flint. Proveremo a ragionare con queste creature, anche se non abbiamo avuto successo in passato. Se le parole non riusciranno, dovremo intervenire con la spada per ripristinare l'ordine a scoglio spina. Bene ragazzi, sapete cosa vi dico? Io direi che per oggi possiamo concludere qua la scoperta di questo gioco e vi prometto, sul mio onore, per quanto possa averne, che da oggi in poi, ogni giorno alle 16 riprenderanno le live regolarmente, ecco. Perché effettivamente lo devo a tante tante persone. Non tutte, a tante, ecco. Detto questo, grazie a tutti per la compagnia, ovviamente. Questa live comunque verrà ricaricata su YouTube domani, bene o male. E da oggi, ogni giorno alle 16, vi terrò compagnia e spero che la cosa sia reciproca, anche se effettivamente mi sono assentato per un po' troppo tempo, ecco. Però vabbè, non è facile fare sempre tutto. Comunque grazie Brodo Baggins, goditi la rank, è molto molto divertente. Un giorno arriverà anche Dark Souls 2 e qualcos'altro, ecco. Vabbè, però magari un po' meno vasto. Elden Ring per esempio è improponibile. Comunque lasciamo stare. Grazie a tutti e... Vabbè, aspetta, la webcam è qua adesso. E a presto.